Allora, carissimi, siamo entrati nel mese di giugno. Come il mese di maggio è dedicato alla Beata Vergine Maria, il mese di giugno è dedicato al Sacro Cuore di Gesù. Per noi cattolici, credenti, venerdì sarà una bellissima festa, perché proprio la Chiesa festeggia la solennità del Sacro Cuore di Gesù. Un po' quelle statuine che vedete in giro, che Gesù ha qui fuori, un cuoricino con una piccola fiamma, con una coroncina di spine, con una croce sopra, eccetera eccetera. Bene, questa bellissima statua, questa visione ce l'ha avuta Santa Maria Margherita Lacocque. Quindi ce ne andiamo nella Francia del 1647. In Francia, no? Quella Francia, cosa là. Francia, benissimo. Sono nomi complicati. Beh, nasce in Borgogna Maria Lacocque nel 1647. È una donna, una ragazza che voleva entrare in convento, ma i genitori erano un pochettino restii e quindi ha dovuto un po' faticare ed è entrata tra le visitandine addirittura. Era una donna che viveva la sua vita anche di fede, con tante pratiche anche di devozione, ma anche di penitenza sul suo corpo, e la prendevano pure in giro un pochettino le suorine, così anche come a un certo punto della sua vita pure il suo padre spirituale la lasciò a piedi, perché tutti un po' dicevano che poteva essere una mezza invasata, quindi una mezza un po' folle. Invece lei aveva delle locuzioni interiori. Addirittura da Santa Maria Margherita Lacocque nascono quelli che possono, che forse comunemente avete pure sentito parlare, i famosi 9 primi venerdì del mese, cioè nel senso che il Signore Gesù ha promesso a Santa Maria Margherita che tutti coloro che il primo venerdì per 9 mesi di seguito fanno la comunione, quindi vivono anche la loro vita sacramentale, si confessano eccetera, possono acquisire dei benefici spirituali, ma sono 12 le promesse che Gesù ha consegnato a Santa Maria Margherita Lacocque. Tant'è vero, il suo dopo padre spirituale Claudio La Colombière, che è beato, ecco, gli aveva detto: guarda Margherita, metti per iscritto tutto quello che tu hai come locuzione interiore, perché è qualcosa di grande. Ecco perché noi abbiamo questa devozione molto bella al Sacro Cuore di Gesù. E abbiamo coniato anche delle giaculatorie: Sacro Cuore del mio Gesù, fa che io t'ami sempre più. E il giorno dopo festeggeremo il Cuore Immacolato di Maria e diremo anche un'altra cosa: Cuore Immacolato di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Sono tutte giaculatorie che un pochettino sono come dei dardi che noi lanciamo, che sono dardi belli e positivi. Ma questa grandissima festa, Santa Margherita è morta quando aveva 43-47 anni, quindi giovincella anche lei, però ci dice una cosa molto bella: la capoccia è quella che noi utilizziamo di più, è il pensiero. Dobbiamo sempre pensare noi alle cose grandi nella vita, però dobbiamo sempre avere la capacità di amare con il cuore. Il cuore è altezza uomo, nel senso che tu puoi pensare tutto quello che ti pare, ma la concretezza di una vita è quando tu ami. Quindi tante persone che possono essere in difficoltà, uno può pensare come aiutarle, però concretamente l'amore è fatto di concretezza, cioè di tangibilità. Ti devi corciare le maniche e devi aiutare quelli che sono in difficoltà. Questo è il vero amore, avere un occhio che riguarda, guarda l'altro con un occhio di altruismo e di benevolenza. Ecco allora perché questo Sacro Cuore, concludo, c'ha una corona sul cuore, perché ricorda la passione di Gesù che ci ha tanto amato da darci la possibilità di avere un fuoco dentro di noi, che è il fuoco della passione, il fuoco dell'amore. Quindi ci auguriamo di vivere questo mese di giugno pieno di caldo, di mare, di divertimento, ma con un cuore pieno di amore nei confronti del prossimo. Fate del bene, fate sempre tanto del bene, e soprattutto io dico, quando al giorno d'oggi siamo pieni di lavoro, magari tendiamo sempre a pensare troppo e ad agire poco con il cuore. Dobbiamo pensare a riequilibrare le due cose, usare la testa, ma soprattutto utilizzare anche il cuore. Eh sì, cosa necessaria e fondamentale per essere più felici. Grazie mille Don Mauro, grazie. Prego. Per essere stato con noi, ci vediamo settimana prossima.